Ciao a tutti! Oggi parliamo di Carlo Rovelli, un fisico italiano famoso per i suoi studi sul tempo e la gravità quantistica. Rovelli è nato a Verona nel 1956 e ha sempre avuto una grande passione per la scienza e la filosofia. Ha studiato fisica all'Università di Bologna e ha completato il suo dottorato di ricerca all'Università di Padova. Carlo Rovelli ha lavorato in molti posti nel mondo. Ha vissuto in Italia, negli Stati Uniti, in Francia e in Canada. Rovelli non è solo un fisico, ma anche un autore molto apprezzato. Ha scritto diversi libri per il grande pubblico, tra cui Sette brevi lezioni di fisica e L'ordine del tempo. Questi libri sono diventati bestseller e sono stati tradotti in molte lingue. Rovelli riesce a spiegare concetti complessi in modo semplice e affascinante, catturando l'interesse di lettori di tutte le età. Rovelli ama anche la filosofia. Infatti, prima di scegliere la fisica, ha considerato di studiare filosofia. Questo amore per il pensiero filosofico si riflette nei suoi libri, dove spesso combina scienza e filosofia in modo unico e stimolante. Nel tempo libero, Carlo Rovelli è un grande appassionato di musica e letteratura. Ama suonare la chitarra e legge molti libri. La sua passione per la conoscenza e la curiosità lo rendono una persona molto interessante. Rovelli ha sempre cercato di capire il tempo, non solo come scienziato, ma anche nella vita quotidiana. Nei suoi libri, spesso parla di come il tempo influenzi la nostra percezione del mondo e le nostre emozioni. Rovelli è anche molto attivo nella divulgazione scientifica. Partecipa a conferenze, eventi pubblici e programmi televisivi, cercando sempre di rendere la scienza accessibile a tutti. In conclusione, Carlo Rovelli è un fisico straordinario che ci aiuta a comprendere meglio il mondo in cui viviamo. La sua combinazione di scienza, filosofia e passione personale lo rende un personaggio unico e affascinante. Se non avete ancora letto i suoi libri, vi consiglio di farlo, scoprirete un nuovo modo di vedere il tempo e l'universo. Grazie per aver guardato il video! Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e lasciare un commento. Alla prossima! Ciao a tutti! Oggi parliamo di Carlo Rovelli, un fisico italiano famoso per i suoi studi sul tempo e la gravità quantistica. Rovelli è nato a Verona nel 1956 e ha sempre avuto una grande passione per la scienza e la filosofia. Ha studiato fisica all'Università di Bologna e ha completato il suo dottorato di ricerca all'Università di Padova. Carlo Rovelli ha lavorato in molti posti nel mondo. Ha vissuto in Italia, negli Stati Uniti, in Francia e in Canada. Rovelli non è solo un fisico, ma anche un autore molto apprezzato. Ha scritto diversi libri per il grande pubblico, tra cui Sette brevi lezioni di fisica e L'ordine del tempo. Questi libri sono diventati bestseller e sono stati tradotti in molte lingue. Rovelli riesce a spiegare concetti complessi in modo semplice e affascinante, catturando l'interesse di lettori di tutte le età. Rovelli ama anche la filosofia. Infatti, prima di scegliere la fisica, ha considerato di studiare filosofia. Questo amore per il pensiero filosofico si riflette nei suoi libri, dove spesso combina scienza e filosofia in modo unico e stimolante. Nel tempo libero, Carlo Rovelli è un grande appassionato di musica e letteratura. Ama suonare la chitarra e legge molti libri. La sua passione per la conoscenza e la curiosità lo rendono una persona molto interessante. Rovelli ha sempre cercato di capire il tempo, non solo come scienziato, ma anche nella vita quotidiana. Nei suoi libri, spesso parla di come il tempo influenzi la nostra percezione del mondo e le nostre emozioni. Rovelli è anche molto attivo nella divulgazione scientifica. Partecipa a conferenze, eventi pubblici e programmi televisivi, cercando sempre di rendere la scienza accessibile a tutti. In conclusione, Carlo Rovelli è un fisico straordinario che ci aiuta a comprendere meglio il mondo in cui viviamo. La sua combinazione di scienza, filosofia e passione personale lo rende un personaggio unico e affascinante. Se non avete ancora letto i suoi libri,
Vi consiglio di farlo. Scoprirete un nuovo modo di vedere il tempo e l'universo. Grazie per aver guardato il video. Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e lasciare un commento. Alla prossima!